Grazie. Mai presentazione fu peggiore. Filippo Giardina. In Italia non ci sarà mai la rivoluzione finché esisteranno le cover band. Che cazzo ridete? Muoio sapere. Se io ci ho pensato una settimana, sta tesi, voi già avete capito tutto. Voi sapete chi cazzo ha riso? No, i quattro intelligentoni che hanno riso, adesso io spiegherò come sono arrivato in una settimana a questo ragionamento. Voi vi annoierete, mi dispiace, voi intelligentoni avete riso già. Come ci sono arrivato? Stavo sul divano, nei miei tantissimi pomeriggi in cui non c'è un cazzo da fare. Io. Voi non lo so. E stavo lì, facevo un compendio, un resoconto, tiravo il conto sulla mia vita e pensavo che io scopo molto meno di quello che merito. Non so capire, cioè, continuate a ridere però. Cioè, normalmente non è che scopo meno dell'uomo medio, della plebaglia, del pubblico, cioè, vabbè. Meno di te, per esempio, cioè, scopo sicuramente più di te. Però sì, sicuro. Però aspetta, però già meno di un idraulico, meno di un discreto macellaio. Ma la scopo classifica alla quale faccio riferimento, la scopo classifica team, diciamo, è quella dei cosiddetti artisti, quelli che salgono sul palco. E io faccio un mestiere che sta all'ultimo posto. Il comico scomma meno di tutti. Primo è il cantante delle band, rock band o cover band che sia. Secondo è il chitarrista. Terzo della cover band o della band, cioè. Terzo è l'attore cinematografico. Quarto è l'attore della soap-opera televisiva. Quinto l'attore di teatro. Quello un po' che c'è maciato, che puzza un po'. Sì, che è rigoroso, che dice non scoprirei perché è sfigato. Sesto il fotografo. Settimo il pittore. Ottavo lo scultore. Nono il poeta. Decimo il comico. Ultimo scopo meno di un poeta. Io per campare di questo mestiere faccio tante serate di merda, tantissime. Saga della pantofola, della salsiccia, sì. Questo per evitare magari di fare bocchini ai vecchietti per arrotondare e accampare e per pagare le bollette. E allora fai ste sagre, no? Della salsiccia, sì. Dell'agnello scottadito a capradosso, queste cose. Dove ci sto io e sempre una cover band, sempre. Però io so quello sul nome, sul manifesto, avevo piccoletto, Giorgio Modena, e poi sotto Tribute Band di Ligabue. Cioè, io sono l'antipasto, loro sono il vero senso della serata. Io passo tutta la sera a beve vino per cercare di calmare l'ansia, sai, affronta un pubblico di donne, vecchi, bambini, ragazzi lampadati, no? Il pubblico di Brignano, che uscirebbe in trionfo, sai, un pubblico dice, sei un grande, cioè. E davanti a sto pubblico c'ho sta malsana idea che non mi capiscono. La mia serata, vabbè, è così, la passa a beve e guardo il tavolo della tribute band, lì della cover band, e ci sta tipo una luce celestiale, sorridenti, bevono birra sì ma con modestia, stanno lì contenti, io passo la mia serata, faccio lo spettacolo che di solito si risolve con 3-4 risate e una grossa sudata, e salgono loro. Iniziano a cantare Ligabue, piccola stella senza cielo ti brucerà. E io vado lì e le persone dicono, guarda che sta canzone non è la loro, eh. E l'ha fatta un altro. Faccia schifo l'originale e balli pure questa, vaffanculo. Ma che cazzo, guarda, ma senti la chitarra distorce, ma che cazzo stai a fare? Il monologo mio, quello che ho fatto prima, quella su scherza vaccinale delle fregne delle vecchie, quella sì! Che è una bella trovata, è mia, eh! Cioè questi fanno canzoni di altri con la chitarra che distorce, mettete in CD, non mette questo. Perché? E loro stanno in trance però. Lì cantano, ballano, si divertono, perché hanno in qualche modo il surrogato del proprio mito. Questi scendono al palco a fine serata, solitamente puzzolenti pure loro come gli attori di teatro, con le unghie lunghe, sporche, perché guarda quelli delle cover band c'è una scarsissima igiene personale. Lo voglio dire. Capelli grondanti merda, fanno schifo. Eppure queste ragazzette di 17-18 anni che tutti quanti intorno, che stanno lì a cercare di suggere il nettare del loro regale a Ugello,
mentre io li guardo rancoroso, vado lì, faccio magari, vado dal leader per cercare di fare amicizia, non mi è sanculato nessuno tutta la sera, vado lì, dico, ciao, ci andiamo a prendere una birra? Poi magari dopo, così, con la scusa di andare a pisciare in un campo, ti uccido. Scusa, la seconda parte della frase devo solo pensarla, però sto ubriaco, ho bevuto più. Andiamoci a fare una birra. E lui mi guarda con una faccia compassionevole che mi vorrebbe dire bravo pure tu, però non c'ha coraggio perché non lo pensa. Allora mi fa, no, io devo andare a dormire perché domani lavoro. Ah, c'è un concerto la mattina per le scuole. No, no, domani lavoro. Come lavoro? Che cazzo fai? E io faccio il dentista. Ah, c'è la mattina camice e trapano, la sera gilet de pelle e petto nudo, cioè disturbo bipolare della personalità. E lì ho realizzato, il 90% delle persone che salgono sul palco, nel 90% dei casi, chi canta, chi suona, chi fa teatro, c'è un altro lavoro. Dopo lavoristi, che non c'hanno un cazzo da fa, non pensano a niente, sono persone banali che si devono attaccare all'ispirazione di altri, sono parassiti dell'arte. Io li odio per questo. Perché pure io potrei fare bocchini ai vecchietti, ma non li faccio. Ma che c'entra? Noi facciamo pezzi Led Zeppelin, Stairway to Heaven l'ha fatta Zeppelin, però noi la riarrangiamo. Ah, non solo, non te basta metterci le mani in cucina? La vuoi pure migliorare? Cioè Robert Plant si è drogato, alcolizzato, si è pigliato l'AIDS per scrivere la canzone e tu dalle 9 a mezzanotte che c'hai le prove, la migliori! Presuntuoso de merda. Tu non c'hai il tempo di drogarti perché quel tempo lo passi a fare otturazioni. Come pensi di fare qualcosa di meglio? Giorgio, vieni a vedere il mio spettacolo? Scusa, ma non lavori all'agenzia delle entrate? Sì, però io la mia grande passione è il teatro, sai, ho riscritto Sogno da notte di mezz'estate, ho fatto la regia, faccio il protagonista, ho fatto pure i dialoghi. Non vengo. Non solo non vengo a vederlo, ma rivedrò la mia posizione sulla pena di morte. Perché io spero che nel tempo libero tu faccia lo chirurgo, non l'artista. Perché se fai il chirurgo almeno ammazzi qualcuno che non conta un cazzo, ma se fai l'artista e fai Sogno di notte e mezza estate, ammazzi un'opera che ha sublimato il mito. Sei un ipocrita, presuntuoso pezzo di merda, te odio per questo. Sempre se no bocchini ai vecchietti, non li faccio. Sta cosa dei bocchini ai vecchietti mi è piaciuta, mi fa ridere più questo che tutta la mia frustrazione di me. Voi mi vorreste vedere a fare i bocchini ai vecchietti, sta cosa mi dà fastidio. Per arrotondare, sbarcare il lunario. Ma Giorgio, non si campa più facendo l'artista, se per questo manco prima. Non è che mo, prima non si campava facendo l'artista. Nel Medioevo, se moriva di fame se facevi l'artista. Però almeno facevi una scelta che non era ambigua. O facevi l'artista o lavoravi, non è che dopo 12 ore di fabbro in officina andavi sulla locanda alle 9 a suonare l'arpa a fare la cover band di Paolo Aretino, che era un tipo vasco dell'epoca, oppure peggio ancora, dopo aver lavorato facevi i pezzi tuoi e sto componimento cogitato posquam labora sum fabrorum. Beh, il latino in tre lo conoscete, quindi giustamente non ridete. Odio i dopolavoristi che fanno gli attori, i cantanti, eccetera, perché sono persone banali, che non possono tirar fuori niente che non sia banale. Ma dopo 10 ore di banca, che cazzo di canzone vuoi scrivere? Sulla fila alle poste, che cazzo vuoi fare? Sui ridi bancari, non puoi fare niente. È per questo che l'arte non è più rivoluzionaria, ma è reazionaria, perché è fatta dai dopolavoristi. È un trucco subdolo del capitalismo. Il capitalismo te illude che tu fai una vita, cioè la vita di merda la fai, no? A tempo indeterminato quella. Però te illude che te puoi esprimere. Puoi esprimere la tua vena artistica anche se non ce l'hai, eh? Prima gli artisti si contavano sulla punta del cazzo, sulle dita di una mano. Ah, sulle punte di. Com'era? Sì, sulle punte.
sulle dita della mano. A mo è difficile incontrare uno che non suona, che non canta, che non balla. Cioè, fateci caso, mo. Cioè, tu hai mai suonato? Tu sei Filippo Giardino, ma tu non vedo un cazzo, c'è la luce. Tu hai mai è l'alcol, ma non ho bevuto niente stasera. Tu hai mai fatto un corso di lo sa, tutti hanno fatto un corso di chitarra. Chiunque, tu. Giacca e cravatta, sei venuto. Che cazzo tu pensavi di sta? Perché giacca e cravatta? Ma guarda, ma che pensi che faccio burlesque, cretino? Ma chi è questo? Siamo diventati commerciali, porca madonna. Ma come cazzo è questo qua? Ma che cazzo è? La cravatta mi ha tirato. Ma chi è? Tu guarda. Facciamo schifo al cazzo. Ma che mi tira la cravatta? Ma sto a dire una cosa seria. Ma tutti ci hanno bisogno di esprimersi. È incredibile. Tutti fanno corsi di teatro, eccetera. Prima invece era una scelta che non concedeva ambiguità. O facevi una cosa o facevi un'altra. E invece il capitalismo che ti dice? Ma tu ti puoi esprimere la tua vena artistica anche se non ce l'hai. Io invece vi dico questo, non lo fate. Non lo fate. I corsi di teatro sono il lager della vostra rabbia. Se siete frustrati, arrabbiati, non cercate di fare una cover band di Negramaro. No, lasciate questa rabbia. Questa frustrazione per una vita de merda, venga fuori. Si esprima, esploda, deflagra, in modo tale che alla fine magari qualcuno all'urto non regge e si suicida. Spero. Ma molti si ribelleranno a questo. È per questo che dico, la prossima volta che andate in un locale, non posso, e sentite una cover band, non canticchiate passivamente la canzone, ma con coscienza alzatevi e picchiateli. Uccideteli, affogateli nel loro stesso sangue! Perché sono loro che impediscono la rivoluzione in questo paese. Grazie.